Come dimagrire in tempi di coronavirus? Adesso che non possiamo andare nelle palestre, o se siete così pigri da non esserci mai voluti andare, basta seguire piccoli consigli. In questa prima puntata parleremo di due. Consiglio numero uno: non fate l'assalto ai supermercati per riempirvi la casa di troiaia a lunga scadenza, tanto li finirete nel giro di una settimana e diventerete delle palle. Secondo, andate a passeggio con il vostro cane, ma attenzione, se siete cicciottelli come me, vi sconsiglio un cane grande che sia capace di trascinarvi, ma anche un cane veloce che potrebbe imporvi un ritmo eccessivo. La soluzione è quella di un cane piccolo, con le zampe corte e soprattutto grasso, così non vi costringerà ad andare più veloce di quanto voi non desideriate. Consiglio numero 3 per non ingrassare in tempi di coronavirus. Ora, io non so dove voi avete deciso di rimanere in questo periodo di quarantena. Io, per esempio, quando è uscito il decreto, mi trovavo in casa della mia ragazza e ho scelto di non uscire nemmeno per raggiungere il mio domicilio. Ma ho fatto un grave errore, perché per non ingrassare dovete evitare una certa categoria di persone, e questa categoria è la suocera. È tremenda, vi destabilizza, prima vi dà del grasso e vi dice che dovreste mangiare meno, ma poi tutte le scuse sono buone durante i pasti per dire: è avanzato lo spezzatino, cosa tu lasci qui, 2 fili di pasta? E poi prepara le tagliatelle e addirittura i tortelli di patate. Fuggite, se siete dalla suocera, fuggite, tornate a casa vostra. Se vivete con lei, comprate un'altra casa, è il momento, il mercato è a ribasso, approfittate, ma fuggite dalla suocera. Consigli per non ingrassare in tempi di coronavirus numero 4. Se avete un giardino o uno spazio interno abbastanza ampio, potete fare un po' di esercizio fisico. Affidatevi a quelli di casa che sono particolarmente atletici, per esempio la vostra fidanzata. Vediamo che cosa c'è in questo cestino per il pranzo. Cosa fai? Tu cosa fai? Io faccio yoga. E io faccio yogi. Al meglio tutti i muscoli del corpo, non c'è niente di meglio della semplice posizione del plank, altrimenti detta la panca. Lenny, non così però. La panca? Sì, ho capito la panca, ma mica così. Così? No, Lenny. Sì. Io non ce la fa così, io come? Non ce la faccio. Ma è la panca! Così. In questi tempi di coronavirus non solo soluzioni per dimagrire, ma anche per risolvere la stempiatura o la calvizie. Basta procurarsi un cane da riporto! Consiglio per non ingrassare in tempi di coronavirus numero 5. È fondamentale che voi evitiate il più possibile le tentazioni, perché si sa, l'occasione fa l'uomo ladro, ma anche l'uomo lardo. Quindi cercate di evitare lasciarvi attrarre da le sfiziosità, cercate di fare dei pasti frugali, di mangiare solo lo stretto necessario, perché se voi cedete al richiamo dei grassi, poi diventate grassi, e questo fa sì che il vostro peso, cioè dopo non sarete più in forma, anche tondo è una forma, ma voi cercate, ecco, di mantenere un
distacco, di mantenere un distacco, perché è assolutamente importante mantenere l'autocontrollo. Se voi se voi, ma allora fate apposta.